Allora, cari amici di Piano Concerto, oggi siamo al primo appuntamento qui nell'archivio Experimentum Mundi di Albano Laziale dell'Orchestra al Microscopio, un progetto nato in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, per cui ringrazio il direttore da Silvestri e ringrazio anche il maestro di tromba del biennio Andrea Lucchi, prima tromba anche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quindi un grande interprete che ha anche grandi allievi. E oggi abbiamo come protagonista Gianmarco Silvestri, benvenuto. Salve. Allora, con Gianmarco racconteremo tra breve insieme agli amici dell'Orchestra Microscopio che giungeranno tra breve qui nell'archivio del mondo di suoni della tromba. Però abbiamo qualche minuto, Gianmarco, Sì. per raccontare un po' anche della tua vita di trombettista, perché tu sei giovanissimo, non hai ancora compiuto 22 anni. Quando li farai? Compiuti. Ah, li hai già compiuti, Sì, quando li farai? all'aprile. Benissimo, allora, fresco di 22 anni, sei calabrese Calabrese. e hai iniziato a suonare la tromba veramente da bambino, Sì, all'età di 5 anni. che è un fatto abbastanza inconsueto, perché è uno strumento che ha veramente bisogno di una certa struttura fisica. Come si inizia a suonare la tromba a 5 anni? Allora, io vedevo mio padre che suonava la tromba e quando lui studiava o suonava nei concerti, io lo fissavo, lo guardavo e rimanevo proprio senza parole. Allora, un giorno gli dissi: papà, ma io voglio suonare la tua tromba. Ma era troppo grande quella tromba per uno Sì, di la tromba era 5 troppo grande. Allora papà mi diede una tromba più piccola e iniziai a fare le prime lezioni. anni. E quindi esiste una tromba piccolina da studio per bambini Sì, molto piccoli? certo, sì. La Come? cornetta, La cornetta. la cornetta. E quante ne hai passate prima di arrivare a una tromba adulta? Diciamo che sono stato su questa tromba da studio fin 5, 6, 7 anni, poi sono passata alla tromba di mio padre, Quella che più finalmente ci sono sognavi. arrivato, e poi comprai una tromba, diciamo, meno quasi professionale, e poi sono arrivato alla professionale che ho adesso. Una tromba tutta tua. E quando ti sei diplomato? Mi sono diplomato il 5 luglio del 2010 al Conservatorio di Cosenza. E quindi il nostro Gianmarco è venuto a Roma per prendere la laurea di secondo Secondo livello con livello. il maestro Andrea Lucchi. Quali sono le maggiori soddisfazioni che hai avuto fino adesso in questa tua giovane vita di trombettista? Beh, io penso che le soddisfazioni ci sono tutti i giorni, anche quando fai una lezione con il tuo maestro. Alla fine della lezione è anche una soddisfazione per Questo perché è una grandissima passione sicuramente Gianmarco, ma per il tuo strumento che è così anche faticoso a livello fisico, qual Sì. è il tempo giusto di studio quotidiano? Allora, diciamo che lo studio circa un paio di ore al giorno, però queste 2 ore devono essere di uno studio fatto bene. Prova a spiegarci che vuol dire. Ossia, si inizia magari con lo strumento, si inizia magari nel riscaldamento e quindi diciamo, prepararti agli studi che devi fare o ai Scusami, anche perché concerti. il tuo strumento deve essere proprio fisicamente riscaldato. Certo, sì. È uno strumento che suona diversamente se è freddo o se è riscaldato. Certo, l'intonazione gioca un po' sull'intonazione se è caldo o freddo. Diciamo, Esatto. sì. E poi ci vuole anche la giusta emissione d'aria per cercare appunto l'intonazione dei giusti suoni, il centro dei giusti suoni. Senti, ma quanto effettivamente è faticoso per il fiato questo Sì. strumento, quanto invece la fatica dipende da un cattivo funzionamento del corpo? Sì. Il cattivo funzionamento avviene quando non si ha la tecnica giusta per suonare la tromba. Ossia la giusta respirazione, il modo giusto di respirare, perché non avendo la tecnica nella respirazione, uno si gioca molto il labbro e quindi può non arrivare alla fine di uno studio, alla fine di un Cosa vuol dire concerto. giocarsi molto il labbro? Nel senso che se noi non sosteniamo con l'aria, andiamo a spingere lo strumento contro le A labbra. fare proprio pressione. Pressione,
cioè praticamente a suonare molto di labbro, come si dice, esatto, e quindi ti stanchi subito, si stanca subito e dopo fa anche male ovviamente. Quindi diciamo che il labbro deve essere un corpo, una guarnizione inerte, inerte del vero strumento che è, sta qua, che è il diaframma. E c'è un allenamento specifico per questo strumento? L'allenamento specifico è quello di sempre cercare di respirare basso, gonfiando diciamo il pallone che abbiamo qua. Certo. E siamo mentre, delle cornamuse, sì, no? Sì, po', mentre si suona bisogna cercare di non fare rientrare la pancia all'interno, perché questa porta una tensione a tutto il corpo e si amplifica nello strumento. Quindi cercare di riempirlo, di farlo svuotare naturalmente, sì, anche, ecco, senza spingere. Senza spingere all'interno, senza, ma tenerle sempre fuori. Hai mai fatto caso quanto può essere lungo il tuo, la tua capacità di tenere il fiato? Cioè, ti sei mai cronometrato? Sì. Esistono degli esercizi per... Sì, diciamo che nelle note lunghe magari, sì, oppure nei lunghi fraseggi, sì, a seconda, pure anche negli esercizi di, sì, tecnica, a seconda di quanto fiato diciamo si prende, uno riesce a poi mano a mano, diciamo allenando questa respirazione, si riesce ad arrivare a diciamo a lunghi secondi di... Quanto può essere secondo te un arco molto lungo per un passaggio difficile di aria, di fiato tenuto, ecco? Si può arrivare a 10 secondi, no, anche di più. Anche di più. Sì, sì, di più. E allora questo forse ce lo può far sentire, potremmo concludere Gianmarco con, sì, qualche piccolo esempio musicale? Certo. Hai portato tre strumenti. Sì, abbiamo la tromba in si bemolle, la tromba in do e il trombino. Benissimo. Allora, mi farò un pezzo di una sinfonia. Benissimo. La difficoltà a cui dobbiamo prestare orecchio qui qual è? Qua è il piano anche soprattutto, e la melodia come viene ascoltata anche. Benissimo, Gianmarco Silvestri. Di Santa Cecilia a Roma. Allora, buonasera a tutti voi, grazie per essere intervenuti a questo nostro primo incontro sul tema dell'orchestra al microscopio. Io vi do soltanto questa notizia, poi passerò la parola ai nostri convenuti. Dopodiché c'è la possibilità di poter restare, di poter fare un piccolo break, perché a grande richiesta la nostra sala di conferenze diventerà una piccola osteria e tutti quanti sarete accolti e potremo socializzare, no? Abbiamo avuto questa esperienza l'ultima volta di socializzare quello che avevamo ascoltato con Valentina e così via. Quindi prego Valentina. Allora, grazie Marcello. Io sono contenta di essere qui a dare l'inizio per una nuova collaborazione qui nell'archivio Experimentum Mundi. Prima di tutto saluto
chi ci segue non soltanto qui da Albano Laziale, dunque gli amici di Piano Concerto che dal portale di Simone Renzi sono connessi in diretta con i nostri incontri, abbiamo modo di iniziare quest'oggi il ciclo dell'Orchestra al Microscopio, nato in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Abbiamo anche la coordinatrice del progetto qui con noi, che è venuta apposta da Roma. Buonasera ad Alexandra Solea, che è qui con noi. I miei ringraziamenti vanno anche moltissimo al direttore, è il maestro Edda Silvestri, che ha aderito subito con immediato entusiasmo a questa proposta, che vi vuole mostrare i segreti degli strumenti, e io spero di tutti gli strumenti dell'orchestra, perché tanto il tempo che abbiamo a nostra disposizione nel futuro è infinito, l'amicizia è infinita anche con l'archivio Experimentum Mundi, e dunque affrontare in ognuno dei nostri incontri un protagonista. Oggi è la tromba. E il gioco che ho voluto proporvi, questo anche a livello della comunicazione che ha fatto Marcello Di Palma e che ha fatto Simone Renzi dall'archivio Experimentum Mundi e dal sito di Piano Concerto, è quello di giocare a sorpresa, perché molto spesso siamo anche un po' prevenuti. Arrivano i rinforzi con il vino. Ben trovato Antonio, ben trovati, prego. Venite pure qui davanti a noi, vi aspettiamo, perché abbiamo proprio appena iniziato. Eccoci, arriva con i rinforzi. Siamo davanti. E allora colgo l'occasione, mentre sono arrivati i nostri amici elegantissimi. A tutti buonasera. Ecco, Antonio, girati, dai un saluto a quella telecamera, ci stanno seguendo da chissà dove. Allora, vi dicevo, avremo modo di incontrare, grazie al Conservatorio di Santa Cecilia, ancora saluti agli amici che arrivano, buonasera, buonasera, gli strumenti dell'orchestra, e di giocare con voi stessi alla sfida a sorpresa di strumenti di cui non vi vogliamo rivelare l'identità fino al momento del disvelamento, perché molto spesso siamo anche prevenuti, probabilmente a qualcuno di voi, anzi sarei contento di sapere a chi, la tromba magari piace meno del violino, oppure non piace proprio. Vi piace la tromba? A tutti? C'è chi dice di no. Sono contenta di questo, perché siamo qui proprio perché vogliamo dimostrare anche a coloro che non sarebbero forse venuti sapendo qual era lo strumento, che invece vedendolo da vicino c'è un mondo, veramente un mondo. Prima però di incontrare il protagonista che ho qui alla mia sinistra e di cui vi dirò fra brevissimo il nome, vi voglio dare alcune informazioni. La prima è che questo mese sulla rivista Suonare News l'inventore, il creatore di Experimentum Mundi, Giorgio Battistelli, è presente con una stupenda intervista che vi racconta molto della situazione musicale italiana, e dunque davvero l'invito a essere con le parole di Giorgio per questo mese. E poi ancora vi voglio segnalare due fatti. Ho il piacere di collaborare con il Teatro dell'Opera di Roma in una serie di 39 spettacoli che coinvolgono 14.000 bambini che cantano insieme a me il flauto magico di Mozart. Ogni giorno è una festa a due recite, a volte anche tre al giorno, in cui mi trovo un teatro pieno di 600-800 bambini vestiti da papageno, da papagena, da schiavetti, da contadine, e che cantano con un entusiasmo veramente commovente, bambini delle materne, delle elementari e delle medie, Mozart, soltanto perché hanno avuto modo di conoscerlo in una maniera più simpatica che in tanti altri modi invece più noiosi. Dunque, io vi voglio invitare tutti a partecipare, perché queste date stanno finendo fino al 1° giugno, tutti i giorni, ad eccezione di domenica prossima. Io sono al Teatro Italia per questo progetto del Teatro dell'Opera. A tutti i miei amici, quindi anche a voi, a tutti gli amici che vengono da parte mia, il biglietto speciale a 2 euro, quindi un prezzo davvero ridicolo per uno spettacolo che è unico. E quindi l'invito è per voi, per chi ha dei bimbi, dei nipoti, davvero per dare un'occasione di grande musica. Il Teatro Italia è un teatro che è stato preso dal Teatro dell'Opera per questa occasione, perché 39 spettacoli il Teatro dell'Opera non li poteva contenere, ed è a Via Bari, il proseguimento di Via del Policlinico. Per cui è il proseguimento di Via del Policlinico, tra Stazione Termini e Piazza Bologna, diciamo. Gli spettacoli sono alle 9.30 e alle 11.30 del mattino e alle 17 sabato prossimo, nel weekend. Davvero è un fatto eccezionale, emozionantissimo. Altro invito, e poi giuro che finiamo qui, è anche questo un invito speciale a tutti gli amici dell'archivio, per i concerti, e qua parliamo di grande musica da camera, di Europa Musica,
Europa Musica è un'associazione di cui scopriremo presto un'amicizia nata importantissima con l'Archivio Experimentum Mundi e che vi invita a dei concerti all'Auditorium del Serafico tutti i giovedì fino al 21 giugno con grandissimi protagonisti della musica. Anche per voi, prezzo speciale per questi concerti a biglietto ridotto. Poi avremo modo di parlarne nel momento della socializzazione dopo questo incontro che ha Gianmarco Silvestri come protagonista. Eccolo qui, il nostro trombettista. E allora, diamo ufficialmente il via a questo incontro. Questo ragazzo viene da Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza, ha appena compiuto 22 anni, è uno dei talenti della tromba, venuto a Roma per studiare con il maestro Andrea Lucchi, che salutiamo, ringraziamo molto, è prima tromba, il maestro Andrea Lucchi dell'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e anche maestro presso il Conservatorio del biennio di perfezionamento, che significa laurea di secondo livello, che presto il nostro Gianmarco otterrà. Io, prima di presentarvelo e presentarvelo nel vivo del suo strumento, vi dico soltanto che questo ragazzo si è avvicinato alla tromba a un'età davvero inusuale per uno strumento tanto difficile, ovvero 5 anni, giusto? Perché questo ragazzo ha un papà con cui forma il duo Silvestri, un papà trombettista di cui volevi tanto suonare La sua la sua tromba. tromba. E ha iniziato con una piccola tromba. Però è uno strumento non facile per un bambino, perché il virtuosismo della tromba non è tanto un virtuosismo di mani, ma di Aria. un virtuosismo di aria, di fiato. E qual è la parte del tuo corpo che è principalmente impegnata in questo sforzo? Il diaframma nella respirazione, respirando appunto una respirazione bassa, poggiando lo strumento sulle labbra in modo che le labbra fungano da guarnizione. Ecco, quindi fermiamoci subito su questo concetto. Avete capito bene? La tromba non si suona con le labbra, ovvero le labbra sono una Missione, guarnizione, sì. sono un quasi, possiamo dire, un corpo inerte che conduce questa colonna d'aria e che quindi se noi facciamo così, facciamo uno sforzo, diciamo, con le labbra, non solo ci stanchiamo E il dopo. suono è diverso, e l'intonazione cambia. Certo. Possiamo fare subito un esempio? Allora, facciamo un suono di labbra brutto e sbagliato e un suono giusto. Sì. Cominciamo con quello sbagliato? Allora, quello che vedo da vicino è una bocca che si muove tutta e che è tutta Senza tirata aria. e che era E il suono è sfiatata. Il brutto. suono è brutto. Buonasera, ben trovata, questa è la sua sedia. Eccola. Aspettavate? Sì, aspettavamo perché questi Mi sono i primi domanda. suoni di tromba. Questi che abbiamo sentito ora sono i suoni di una tromba sforzata. Sì. L'avete memorizzato? Volete risentire? Risentiamo un attimo. Il suono non è stabile Suono non è perché stabile. manca aria che sostiene il suono. Allora, adesso ci fai vedere anche come si carica il Certo. respiro. Sì, certo, ovviamente. Noi ricarichiamo il respiro. Bellissimo. Però Gianmarco, io voglio condividere con i nostri amici, non voglio dire un mistero, però insomma per me è stata una grande sorpresa quando ho avuto a che fare la prima volta con una tromba, Sì. la comprai per fare un bel regalo, la portai a casa, la spacchettai, anche se doveva essere un regalo, quindi non avrei mai dovuto farlo, perché la volevo provare. L'ho provata, ho cominciato a soffiare aria. E ho detto, mi hanno venduto la tromba rotta perché non usciva un suono. Io ci ho provato in tutti i modi, ma ti garantisco Sì. mezz'ora. Ebbene, forse questo non è un concetto scontato. Se si suona, se si soffia dentro la tromba, non esce suono. Non so se tu sei più capace di farlo. Sì, non esce suono perché non c'è la pressione adeguata. Dove si dà questa pressione? Sempre da qui. Ecco, allora proviamo a fare un suono senza suono. Se voi vi mettete la tromba davanti alla bocca e soffiate, questo è quello che esce. Se vi mettete davanti un flauto dolce, qualcosa esce. Avete presente il flauto Sì. Perché dritto? Qui no, perché? non c'è pressione. Se io dicessi a un bambino, prendi la tromba, soffia con tutta l'aria che puoi, il bambino mi farà.
Al massimo esce fuori questo, al massimo, sì. Ma io ripeto che molto spesso secondo me non esce neanche nulla, perché io ci ho provato mezz'ora. Poi però tu ci farai capire che questo suono invece esce perché c'è una pressione che è data da un utilizzo... Da un respiro soprattutto. Che come riesce a diventare suono questo silenzio? Perché poi avviene una sorta di vibrazione. Eccolo. Dove avviene questa vibrazione? Con le labbra appoggiate sul bocchino. Perché il respiro, il respiro è già un inizio del suono. Facci vedere che vuol dire respiro un inizio del suono. Avete sentito cosa ha fatto lui prima? Lui si ha caricato questo suono. L'ha caricato con il suo strumento. La tromba è un conduttore. È una sorta di amplificatore. È un amplificatore. Abbiamo infatti anche una campana. Una campana. Che lo espande. Sì. E poi possiamo subito rivelare un segreto. Perché la tromba ha questa forma? Allora, la tromba ha questa forma. Diciamo che la lunghezza media della tromba è di circa 1,20 m, 1,30 m. È come l'intestino, possiamo dire, no? Sì. Cioè si arriccia per sì. risparmiare spazio. Anche se esistono le trombe lunghe. Mm-hmm. Ideate da Giuseppe Verdi per la Ida, le famose sei, quelle sono le trombe egizie della Ida, sì. E, dove appunto Giuseppe Verdi le usò per la Ida, anche perché, e qui facciamo una piccola parentesi, la tromba ha un suo antenato antichissimo in Egitto, sì. In Egitto, e quel richiamo a un Egitto mitico, eccetera, alle trombe, alle famose trombe egizie, è uno strumento dunque con un carattere anche militare, eccetera, certo. Richiama proprio l'origine di questo strumento così sì. nobile da fanfara, ma inesorabilmente legato anche a un ambiente militare. Militare soprattutto. Io posso fare un esempio, la sveglia militare che tutti conoscono. Sì, perché la tromba come si suona? È il miracolo di questo strumento meraviglioso, che si suona con... Basato anche sugli armonici. Ecco, questo è un concetto un po' difficile. Sì, 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 sì. Cioè, voi capite bene che non tutte le note che loro fanno non possono essere tre. Solo dai tasti, sì. Quindi, come fanno a esserci tutte queste note? Sì, allora, queste note avvengono a seconda della pressione, sempre della pressione dell'aria, perché una nota grave... deve passare da una dimensione così di aria come le canne dell'organo, e invece su una nota acuta si stringe la dimensione e la pressione più aumenta. Allora, certo. Voi dovete immaginare che questi signori hanno un grande orecchio, perché queste note loro le pensano prima sì. di emetterle. Cioè, lui per fare un suono grave deve predisporre il fiato, la bocca, il pensiero ha un'intonazione grave. Esatto. Per fare un suono acuto lui deve restringere sì. il suo la sua direzione, e quindi l'aria è più compressa. Quindi è esattamente, possiamo provare a fare un esempio anche senza tromba, sì. di emissione di un suono grave. Questo è un suono grave. È un suono acuto. Ok? Quindi hai lasciato la bocca più lenta, più lenta per un suono grave, e l'hai rimpicciolita proprio come direzione, come se fosse un raggio sì. di azione. La nota grave. E non tocca nulla. Allora, a cosa servono i pistoni? Allora, i pistoni servono a... inizialmente per una scala cromatica, e quindi ogni pistone abbassa una nota o di un semitono o di un tono. Troppo difficile, nessuno può capirla questa cosa. Proviamo a spiegarla in maniera sì. semplice. Dunque, ogni pistone ha un modo di cambiare il suono un po' più in basso. Sì. E ogni tasto ha diversi suoni. Ok, facciamolo capire. Se a vuoto abbiamo... Vuoto vuol dire senza... Senza pistoni abbiamo... Thank you.
avete capito benissimo che lui, senza muovere i pistoni, ma soltanto pensando la nota in maniera più spessa e più stretta, esatto, con quindi con la sua colonna d'aria più stretta, più larga o più stretta, è riuscito a emettere dei suoni diversi. Ora, se ci aggiunge un pistone, è chiaro che si moltiplicherà questa possibilità. Vediamo un po'. Allora, quattro suoni per ogni sequenza, sì, no? Quindi ne abbiamo sentito quattro suoni prima e quattro suoni, sì, adesso. Va da sé che se ci fai sentire quest'altro, in quest'altra combinazione, cosa esce fuori? E quindi già abbiamo tre possibilità, sì, 12 suoni diversi. E adesso? Se io continuassi a salire, escono le stesse note gravi. Quindi? Nell'ottava superiore. Ok. Quindi la stessa sequenza che voi avete sentito, lui la può fare più acuta o più grave. Ed ecco che escono fuori, combinando diversamente, sì, questi pistoni, tante note diverse. Ma allora, abbiamo cominciato a capire che è molto importante il modo in cui la bocca prende questa colonna d'aria in maniera più larga e più stretta, e già soltanto con questo pensiero lui fa quattro suoni diversi. Abbiamo capito che questi quattro suoni diversi si possono moltiplicare combinando questi pistoni, con, sì, suonandoli da soli o insieme. Ma perché la tromba ha questa forma arrotolata? Risparmia spazio in senso di lunghezza? No, diciamo che non è questione di spazio, ma perché altrimenti i pistoni non sarebbero potuti tanto, diciamo, essere sistemati, anche perché noi abbiamo una pompa principale che regola l'intonazione. Facciamo capire che vuol dire, sentiamo... Per esempio, noi abbiamo la pompa principale, senza questa di condensa questa... condensa che si forma, la condensa che si forma, senza di questa la tromba non suona. Perché... il canneggio arriva fin qua e non ha, diciamo, il resto per arrivare a uscire dalla campana. È un termosifone, sì, interrotto, e che invece di cadere l'acqua, sì, cade l'aria. C'è da dire un'altra cosa, una particolarità della tromba in si bemolle, che è il nome di questa tromba. Tromba in si bemolle, che se noi allunghiamo questa pompa principale fino a un certo, diciamo, una certa lunghezza, la tromba in si bemolle diventa tromba in la. Allora, semplicemente questo tipo di tromba che si intona sul suono del si bemolle, che è una nota, se lui l'allunga cambia l'intonazione, quindi invece di intonarsi sulla nota si bemolle si intona su un'altra nota, la. E questo cosa ci fa capire? Che ci dà la possibilità, questo cambio di intonazione, di usare altri suoni ancora. Sì. Ci puoi far sentire la differenza? Certo, si bemolle la? Posso dare un si bemolle. Questo è si bemolle. E si allungo. Che è equivalente. Ecco, allora, avete capito una cosa? Che questo allungamento è... richiede una grande precisione anche di orecchio da parte sua, perché per l'intonazione. Come fai tu a intonare esattamente? Hai un punto di riferimento quando no, tiri fuori? Più o meno saranno 5 centimetri. E quindi quando noi vediamo i trombonisti, avete presente il trombone, che tirano fuori la coulisse, che quindi è un allungamento molto grande, loro i suoni li producono, certo, proprio in base a quanti pezzi di coulisse, quanta strada fanno fare, insomma, amici miei, all'aria. In base a quanta strada fa l'aria, l'intonazione è diversa. Ma se non hanno delle buone orecchie, voi capite bene che noi pianisti, Alexandra, ci chiamano quelli che suonano la macchina da scrivere. Perché schiacciamo il tasto ed esce il suono. È vero che, sì, un po' ci avete questo pregiudizio. Noi abbiamo tante altre difficoltà, però effettivamente non abbiamo la difficoltà della emissione del suono e della emissione della
intonazione. Invece questi strumenti meravigliosi hanno un bisogno di orecchio tale che, pensate un po' se in orchestra, Gianmarco non ha un buon orecchio e prende una lunghezza sbagliata, e va completamente stonato rispetto a tutti gli altri strumenti. C'è da dire che anche noi abbiamo la culisse. Ecco. La culisse al terzo pistone, che sarebbe questo, che serve a regolare l'intonazione del Do. Così sarebbe intonato. Allora, prova a farcelo glissato un po' cambiando il suono. Solo che noi, sì, solo che noi lo usiamo solo per intonare il Do. Ce lo fai sentire più volte ancora? Sentite come... Questo è il classico stonato che suona, no? Però, dunque, se abbiamo capito bene, allora, per intonare la tromba, prima di tutto il suono lo dobbiamo pensare. Pensare. Prima di tutto lo dobbiamo pensare. Poi lo emettiamo calibrando la quantità di aria che sia spessa per essere grave, stretto il nostro tubo di aria per essere più acuto, e poi abbiamo altri strumenti per intonare. Sì. Questo come si chiama, abbiamo questa parte? La pompa principale. La pompa principale e la culisse che intona il Do, primo e terzo pistone, e il Si naturale. Quindi pensate un po'. Suoni reali, sto parlando delle note e suoni reali. Ma queste sono cose troppo difficili da spiegare. Sì. Posso fare una domanda? No? Certo. Durante un'esecuzione non vengono azionate? Sì. Una volta che si intona la tromba rimane così? Questa sì. Oppure si può muovere? Sì, questa sì, però la terza pompa si muove. Solo per il primo, il terzo e il primo, secondo e terzo. Perché poi altre note fatte con il secondo e terzo pistone risulterebbero stonate. Con la pompa. E a cosa serve muovere la culisse per intonare? Muovere però tenendola solamente ferma in questa distanza. Sì. Per quale una vantaggio dà? Ovviamente la nota è più intonata, perché così sarebbe stonata. Ok, quindi cercare un'intonazione perfetta. Sì. Quindi diciamo che sono delle piccole correzioni. Una sintonia della radio. Ecco, come una sintonia della radio, giusto? Allora, adesso abbiamo un po' capito che strumento difficile, complicato che è. Prego. Mi ha fatto venire i sensi di colpa perché ho detto che non amo molto la tromba. Allora, adesso è invece molto interessante. No, però è molto interessante, secondo me, Gianmarco, adesso cercare di far capire, ora che abbiamo un pochino familiarizzato sul fatto che i suoni escono fuori dal nostro modo di intonarli dentro di noi naturalmente e da queste combinazioni di pistoni, quindi se ne schiaccio uno, se ne schiaccio due, il primo e il secondo, il primo e il terzo, eccetera. Ma tutto questo non significa che il nostro suono che esce è bello. Sì. Allora, ci fai sentire anche sullo stesso nota dei suoni diversi, belli, brutti, con delle caratteristiche diverse. Sì. Presentaci prima il tipo di suono e poi i suoni. Allora, una nota centrale. Questo sarebbe un suono abbastanza buono e pulito. Perché avete sentito che non c'erano né delle oscillazioni... Sì. Era ben preparato ed era corretto. Corretto. Proviamo a farlo... Un suono senza aria. Un suono senza aria. L'intonazione cala perché non c'è aria che sostiene. Avete visto che lui non si è preparato prima, eh? Invece guardate la differenza. Che fai adesso sempre che non ti prepari? Sì. Sempre di più a calare. E poi comincia a tremare dopo un po'. E invece preparati. Ma ricordiamoci, si prepara e non fa boccuccia, no? Lui fa così, ma la bocca rimane morbida. Morbida. E l'attacco dell'aria deve essere veloce, altrimenti
l'aria rimane bloccata in gola e la gola si chiude. Quindi tu carichi anche lentamente qui, sì, ti carichi lentamente, ma nel momento in cui decidi che dal carico spari, devi nel essere... Nel respiro attacco subito. Ci fai vedere senza tromba? Sì. Ah, mappala. Quindi è un siluro, sì, proprio che parte. Ora Gianmarco, quello che vi fa vedere questo respiro è anche parte degli esercizi quotidiani. Sì. Perché mi dicevi prima che non si può studiare più di 2 ore al giorno. Il pianoforte posso dare pure... Vabbè, ma il pianoforte noi possiamo stare pure 10 ore. Voi probabilmente 10 ore sulla tromba non ha nemmeno senso. No, diciamo che può anche portare a brutte... diciamo. Sì, sì. Beh, insomma... C'è stato qualcuno che ha avuto male al labbro anche perché non aveva una giusta tecnica. Studiava tanto, ma studiava male. E se ti rovini il labbro non puoi più suonare, eh? Cioè non si scherza, se ti fa male il labbro come, certo, fai a fare tutta questa frizione, questa... Invece uno se è anche stanco, ma ha una giusta stanco di labbro ma ha una giusta tecnica... È qui che ti sostiene, questo qui resta... Allora, l'esercizio che ci hai fatto vedere è un esercizio che tu devi praticare, sì, anche. Ogni volta prima di iniziare a studiare un concerto o uno studio. Quindi io magari appena ti alzi, ti siedi, il caffè, sì, caffè, però forse un po' d'acqua poi ci vuole, sì, dopo, perché là devi essere bello spicciato, sì, no? Sì. Ecco. Allora. Questo sparo dei suoni, che non è che avviene 5 secondi, ma quanto puoi fare? 10 minuti? Eh sì, 10 minuti, un quarto d'ora. Cosa fa anche? Serve a scaldare lo strumento, perché voi avete capito che il rapporto di questo strumento con lui è proprio come se fosse un prolungamento del tuo tubo interno. Ovviamente, sì. Quindi deve essere scaldato. Scaldato, sì, altrimenti può giocare in modo cattivo con l'intonazione. Ah sì, e questo è proprio un fatto che lui non si è acclimatato con il tuo, sì, con il tuo fiato. Infatti, anche a seconda delle temperature, in estate magari la pompa principale va tirato un po' di più, perché il caldo o il freddo può anche giocare sull'intonazione. Sull'intonazione. L'intonazione incide naturalmente la temperatura incide sull'intonazione, quindi la temperatura o è la tua che fai scaldare il tubo, sì, o è quella esterna. Sì, che... infatti quando è freddo magari uno suona con la pompa un po' chiusa e... Poi man mano durante... che si è riscaldato, pensate che orecchio, si è riscaldata la tromba, uno si rende conto che magari è un po' crescente, sì, e viene tirata fuori. Ok, quindi allungandola il suono diventa più basso, sì, quindi noi si dice crescente quando il suono va verso un pochino verso l'acuto, su. Lui se sente che è un po' verso l'acuto lo fa calare e allunga un pochino, sì, il percorso dell'aria. Dell'aria. Una cosa molto affascinante della tromba, come di questi strumenti che non hanno un attacco proprio velocissimo, sì, è il fatto della sincronia con gli altri strumenti. Cioè, l'attacco è uno dei momenti in cui tremate forse voi trombettisti, sì, no? Perché voi capite bene che loro si giocano tutto. Ripeto, la macchina da scrivere, dang! Poi può essere un dang bello o un plin meraviglioso, insomma un dang brutto o un plin meraviglioso, però... Insomma, al momento dell'attacco per noi c'è, il suono c'è. Voi invece non sapete mai veramente fino in fondo come uscirà quel suono, no? E soprattutto quando uscirà. Sì, è basato tutto sempre qua. Tu riesci a prevedere la bellezza e il momento in cui il tuo suono uscirà dal tubo? Sì, e anche pensandolo ovviamente. Pensandolo rotondo, scuro. Ecco, quindi tu visualizzi. Sì. Ad esempio, voglio fare un suono scuro e rotondo. Scuro e rotondo. Guardate un po'. Se abbrottato un po'. Mi fa invece l'espressione di quando pensi un suono chiaro e acuto? Questa è assolutamente è mimesi. Lui si mimetizza nel suono che dovrà uscire fuori. Allora, noi siamo un'orchestra. Li vedremo tutti gli amici dell'orchestra, poi un giorno magari Marcello organizzeremo un concerto finale con tutti i protagonisti, ovviamente sarà l'orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia. La cosa affascinante da immaginare adesso è che
il nostro Gianmarco è la prima tromba di un'importante orchestra e Antonio Pappano, il direttore principale dell'Orchestra di Santa Cecilia, è pronto a dargli l'attacco, poi magari ci fai sentire un pezzo orchestrale, sì. Un attacco importante sì. Orchestrale, è pronto a dargli l'attacco. Voi sapete che il direttore usa una mano per dare il tempo e usa una mano per dare le dinamiche, per dare dei segnali anche appunto di attacco dei musicisti, che vuol dire tocca a te. Se tu hai un attacco più lento rispetto a uno strumento a corda, no? Il violino mette là, tac, esce fuori subito il suono. Sì. Cosa fai? Ti prepari prima per fare uscire il suono più velocemente, oppure è il direttore bravo che ti dà l'attacco un pochino prima? No, il direttore dà l'attacco, ma la velocità del suono dipende sempre dall'area, dalla velocità dell'aria. Quindi tu la carichi perché prima. Se io attacco con una velocità lenta... E poi suono. E così non attaccherà mai con preciso. Il direttore. Pensate una sinfonia in cui siamo tutti insieme, no? Sì, oppure la tromba sola. Mi fai un passaggio sinfonico, sì. Magari di una sinfonia in cui è un attacco ritmico? Allora, questa è la tromba in do, che si usa in orchestra, perché il suo suono è... È intonato a quello... Sì, ma anche un po' più brillante rispetto okay. A si bemolle. Abbiamo ad esempio il passo dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky. Benissimo. Dove la promenade iniziale appunto è affidata alla tromba. Famosissima la passeggiata davanti ai quadri. Sì. Sentiamo un po'. Poche volte lui suonava i pistoni, vedevo che guardavate giustamente lì, rispetto a quante note sì. Ha fatto, perché anche lì sono note che lui produce pensandole, quindi adesso vado verso su, adesso vado verso giù. Avete presente un po' come quando si suona anche l'armonica a bocca può avere questa cosa, che se tu suoni una nota più acuta soffi più acuto, e se vuoi suonare una nota un po' più grave l'allarghi sì. La bocca, quindi lui fa molto questo lavoro qui. Allora, in questo caso qual è la difficoltà di questo pezzo? La difficoltà di questo pezzo è cercare i giusti suoni nel giusto centro, perché, nel giusto centro? Sì, perché ogni suono ha un centro. Ah sì? In che senso? In senso sia di intonazione e di corposità del suono. Perché se io suonassi... È come se dovessimo immaginare un suono a fuoco sì. Al centro e poi un po' più sfocato intorno, e noi lo dobbiamo prendere esatto. Bello al centro per essere a fuoco. Effettivamente a volte lo sentivamo più a fuoco di altre, no? Sì. E questo ci sta, ragazzi, perché la tromba è uno strumento imperfetto, sì. Ripeto, non ha un'emissione precisa, no? Certo. Quindi tu come fai a essere ben centrato su quel suono? Sta sempre sulla respirazione, sulla velocità dell'aria, e se posso fare un esempio anche di un suono non centrato, certo. Che ritorniamo al fatto che ho detto prima. Sentite quanta alea, quanto alone, no? Ed è bruttissimo. C'è intorno, ok. Quindi tu cambi, ciao, ben trovato, te. Ciao. Quindi tu hai in mente il centro del suono che sposti sì. Su ogni nota. Su ogni nota. Ecco, è come dire, io ho la stessa postura, la stessa posizione salendo e scendendo sì. Dei gradini di una esatto. Scala, e devo cercare di mantenerla, cosa che facendo l'esercizio fisico che fa lui non è facile. Perché tu, dopo aver fatto una, due, tre note, ne hai fatte altre 20. Sì. Infatti si vede che io prendo un grande respiro. E quindi devi amministrarla poi quest'aria. Certo.
Devo sapere regolarlo. Il primo, tu hai preso un grande respiro all'inizio e poi? E poi anche successivamente. Quanti ne hai presi in questo caso? Forse tre o quattro respiri. Che succede se rimani senza aria? Devi respirare. E quindi? Perché altrimenti la battuta, perdi il tempo, perdi... Perché altrimenti i suoni calano senza aria. Quindi tu devi calcolare da prima fino a dove arriverai con il respiro, anche perché se ti manca l'aria, non solo se ne accorgono tutti perché i suoni cominciano a calare, non andare fuori fuoco, sì, proprio andare fuori strada, ma addirittura perdi il tempo. Diciamo che i fiati si prendono al termine di una frase musicale, molte volte sono anche segnate con una virgola. Il respiro. Allora, la frase musicale è come dire buongiorno, sono Valentina, oggi vi sto spiegando della tromba insieme a Gianmarco. Fine della frase. Poi prendo un bel respiro, esattamente. E allora siamo tutti qua insieme a Marcello nell'archivio Experimentum Mundi. Come la punteggiatura. È come la punteggiatura. Chi mette la virgola? L'autore o... Anche l'esecutore. Diciamo che l'autore lo mette sotto forma di fraseggio, che non a caso vuol dire proprio come distribuiamo le energie nella frase, sì, no? Io una frase te la posso dire, respiro, buongiorno, sono Valentina Losurdo e siamo qui nell'archivio Experimentum Mundi, unica frase, oppure buongiorno, sono Valentina Losurdo e siamo qui nell'archivio Experimentum Mundi, tre, e le possiamo combinare ancora diversamente. Certo. Dunque, l'autore ti dà un'indicazione, ti dice, oh, qua c'è bisogno di tanto fiato, facciamo una frase unica. Però è pure vero che l'interprete può intervenire e prendere un micro respiro, certo, da una, sì, parte, o, insomma, si aggiusta con dei trucchi, no? Ovviamente, sì. Vai. Prima, quando hai fatto quel pezzo del linguaggio dell'esposizione, sì, ho visto che la pulisse l'hai mossa diverse volte, quindi è usata come un pistone praticamente. Diciamo l'ho usata soltanto quando ho fatto il re, perché altrimenti non sarebbe stato intonato. Non sarebbe stato intonato perché quello strumento serve a trovare anche altri suoni. No, non altri suoni, l'intonazione. Ma mentre facevi quel pezzo, hai ricaricato un po' l'aria? Sì. Aria, no? Ovviamente sì. Allora, hai comunque uno spazio. Quando suoni in orchestra, sì, certo. Certo, sì, sì. Io adesso le ricordo a memoria, però ovviamente... Tutta la sinfonia, ben magari. Ben trovato, venite, venite. Ci sono due sedie, una qui. Eccoci. Oh, per dare qua. Voglio sapere, dopo del... Allora, un'altra cosa che secondo me può essere interessante cercare di capire insieme, poi naturalmente, come va? Se state riuscendo a capire un po' di cose, è troppo complicata come percorso. Ecco, io penso che una curiosità... sicuramente molto interessante è cercare di capire le cose più difficili da fare sul tuo strumento. Sì. Ma cerchiamo di fare una cosa più curiosa, Gianmarco. Non facciamo le cose più difficili evidenti, perché se tu mi fai, fammi una cosa di effetto, dai, una cosa che tutti dicono, mamma mia quanto sei bravo. Sì. Vediamo un po'. Ecco qua, perché quando uno va veloce sei bravo, vabbè. Qui, certo, se la difficoltà qual è principale? La tecnica, nel muovere adeguatamente insieme all'aria i pistoni. Eh sì, perché era perfettamente coordinato, aria e movimento delle, sì, dita. Perché se io non muovessi adeguatamente nello stesso modo, come sarà... succede? E quindi perché l'aria non è alla giusta altezza di quella nota che non è uscita. È sempre il discorso... Sintonia. Sì. Esatto, essere proprio, sì, in sincrono, no? Sì. Ed è come quel discorso di dire mantenere la stessa postura nei gradini diversi della scala, sì, scendendo e salendo, e questa differente postura la posso fare lentamente oppure molto velocemente, molto ma sempre senza cambiare quel fuoco. Bene, questo l'abbiamo capito, era, sì, evidente che era facile, ma io vorrei sentire qualcosa di difficile, ma che secondo te di solito il pubblico non capisce che per te è difficile. Ad esempio, sì, note lunghe, tenute o un legato molto... Un legato, ecco, sì. Proviamo a sentire. Provate a dire voi, secondo voi, perché è difficile. Thank you.
Grazie, e va benissimo anche che ci siano state le piccole imperfezioni, perché sì, ci hai aiutato a capire perché le evidentemente difficoltà. In quel momento l'aria non era nella giusta altezza e quindi il suono... Attenzione che c'è sì, la telecamera al centro. Vieni qua davanti. Più acuto e più è forte lo sforzo, no? E certo, ci vuole più pressione di aria. Ecco, allora, questo anche è molto molto interessante capire. Anche perché c'erano cose che hai dovuto fare con un unico respiro tante note. Sì, anche questo. Allora, infatti analizziamo tutti questi punti, perché anche questo è molto interessante. La prima frase, io anzi ti chiederei di rifarla, solo la sì, prima, se non ti dispiace. Sentite quanto è stato bravo qui. Forse sì, di un respiro solo in cui io facevo questo, perché lui ha tenuto, avete sentito cosa? Un suono respiro uniforme in un respiro solo, un suono uniforme, cioè è come se lui, questo discorso del fuoco, no, era perfettamente a fuoco, all'interno di questo fuoco lui cambiava note ma era sempre costante sì, nell'emissione. Quindi era un meraviglioso legato. Sì. Legato che vuol dire? Che le note sono allacciate l'una all'altra. Mi fai sentire quella stessa frase non legata? Sì. Sentite la differenza. Ecco, rilegala un secondo solo. Spezzate, sì, addirittura fallo ancora più slegato, staccato proprio. Sono, va, è proprio un'altra sì, cosa, tutto separato, no? Quindi è come dire buongiorno, sono Valentina e buongiorno, sono Valentina, no? Quindi un tono uniforme in cui le sillabe sono tutte allacciate l'una all'altra. Questa certo, è la differenza tra legato e staccato, no? Sillabato, potremmo dire. Sì. Quindi qua la difficoltà evidentissima era essere così legati e uniformi con un respiro solo e un piano. Un piano. A volte è più difficile suonare piano che suonare forte. Sì. E questa è una cosa che la gente fatica a capire se non ci si riflette sopra. Perché è difficile? Il piano. Perché è difficile il piano? Perché molte volte si pensa al piano di suonare, anzi di non suonare, di cercare di non suonare, perché a volte non si dà la giusta aria al piano, perché anche il piano ha bisogno dell'aria. Ah, ecco, quindi se io attaccassi, tu non metti meno aria per dare il piano. No, ci vuole... Attenzione, anzi, rischi che così fai una stecca sì, micidiale. Perché se io volessi attaccare un piano così... Con poca aria? È insicuro, lui, sì, avete sentito, ha fatto... E poi è entrato il suono, ma era insicuro. È più difficile regolarla. Ovviamente sì. Non è controllata, certo, Antonio. Certo. E invece con la giusta regolazione. È difficile regolarla. Posso dirti una cosa? È come se tu avessi avuto l'attacco uguale. Io l'ho visto sì, qua, ma l'avessi tenuta con le briglie più tirata. Non quest'aria. Si sa se attacco un suono forte o piano. Ecco, tu lo vedi che si prepara e si carica prendo uguale. Così, perché lui qua sta sparando di più in maniera più aperta, sì, invece tenere il suono con le briglie del piano, no? È come se tu la emettessi più lentamente. Sì, però la respirazione, il modo di respirare è uguale, perché io posso respirare allo stesso modo di prima. Ho respirato uguale. E allora, come si ottiene un bel piano?
ovviamente sempre respirando bene, quelle sono le emettendola cose sono sempre... più lentamente l'aria? No, sempre con velocità, altrimenti non esce. Ok. E sostenendola. Ok, ma come fai a essere sicuro che il tuo piano non ti molli con dei suoni incerti? Sostenendo l'aria. Sostenendola proprio come dicono i cantanti di sostenere l'aria. Sì. Voi cantate, diciamo sì, la verità. Cantiamo. Cantate e non fermate l'aria mai. E non chiudiamo la gola, perché altrimenti altrimenti il suono sarebbe chiuso. Si è proprio visto che muovevi la gola. E posso imitare la voce. Sì. Quindi questo, anche in questo esempio avete capito che lui lo pensa quel suono. No, l'hai pensato sì. e poi ti è uscito fuori così. Quindi è molto utile anche provare a metterlo certo, con la voce. Ci sono molti esercizi anche che sono basati sulla voce. Ad esempio? Questo che ho fatto adesso, oppure... E mentre lo rifacevi noi cantavamo con te, perché una cosa che anche non si dice molto spesso è che le nostre corde vocali, quando sentono anche solo le parole, o ancora meglio delle parole o delle canzoni che noi già conosciamo, si muovono impercettibilmente, sì. imitando quello che è l'aspettativa sì. del suono o della parola. Quindi tu effettivamente, veramente canti. Sì, per trovare un suono bello che piace, sia al trombettista che a chi ascolta, imitare la voce è la miglior cosa da fare. Ecco, allora... Un'empatia, proprio un'empatia sì. totale. Sì, possiamo raccontare se ci sono altre cose difficili, sofisticate? Sì, ci sono molte difficoltà. Molte difficoltà anche nei concerti, magari, oppure degli intervalli tra una nota grave... Delle distanze, tra dei, una nota salti. Grave e una nota acuta. Perché questo è proprio anche come avviene con la voce. Sì. Facciamo sentire un salto. Un salto legato, che sono i più difficili. Quindi... Legato significa non... Avete capito? È come se un arco unico. Non... ma... I più difficili sono quando si sale di più, nelle note alte. Legando. Allora, adesso già sapete che quando andrete al prossimo concerto jazz o di tromba classica potete apprezzare un trombettista non solo quando muove le note velocemente, ma anche quando fa un bel piano legato, quando fa un bel salto legato. Sì. Quando sentite questo fuoco che si sposta sempre uguale dell'emissione nei suoi gradini delle scale musicali. Abbiamo una domanda da chi ci segue dal blog di Piano Concerto. Mi scrivono, allora, il trombettista deve sempre trasportare o le partiture vengono scritte pensando a loro? Allora, è una domanda tecnica, però rispondi pure in maniera tecnica, visto che chi ci ascolta sicuramente... Il trombettista trasporta sempre, in qualsiasi tonalità. O in do, in fa, in la, usando appunto dei criteri di chiave, con la tromba in do dovrà leggere una chiave, suonando con la tromba in si bemolle, suonando in do, dovrà leggere la chiave di violino. Io sto parlando però, chiarisco, con i suoni impostati nei suoni reali, ossia nella chiave di tenore. Perché gli strumenti in si bemolle leggono la chiave di tenore, ossia i suoni reali. Allora, questo è totalmente incomprensibile per chi non ne sa di musica, ma godetevelo comunque, perché vi dà la dimensione di quanta teoria, oltre che la pratica, ci sia. Sì. Cioè,
si sta parlando di cose di cui, se vorrete, poi ne chiariremo di più a tavola quando saremo dopo insieme, perché è veramente una cosa, certo, molto complicata. Però almeno per rispondere al nostro amico che da casa ci scrive in maniera tecnica, vuoi concludere la tua spiegazione? Sì, certo, perché molti leggono magari una nota e ne esce un'altra, perché con la tromba in si bemolle stanno leggendo la chiave di violino, però escono i suoni non reali a quelli che si leggono. E per fare uscire i suoni reali bisogna leggere con la tromba in si bemolle la chiave di tenore. E quindi, per rispondere alla domanda, la tromba, essendo impostata in chiave di tenore, leggendo tromba in do leggerà chiave di violino, leggendo tromba in re leggerà chiave di contralto, leggendo tromba in mi bemolle leggerà chiave di basso. Perfetto. Leggendo in fa le suonerà con la chiave di mezzo soprano, in sol con la chiave di baritono. Domanda tecnica, risposta. Questo vi dà la misura di quanto ci sarebbe da imparare, ma andiamo avanti. Naturalmente, Simone, se ci sono altre domande da casa, siamo qui a disposizione. Posso fare una domanda? Sì. No, figurati. Quanto sono importanti i denti? Perché io ricordo di un fatto, Chet Baker che perse i denti alla lista, cioè non riuscì più a suonare praticamente. Sì. Perché parliamo sì proprio dell'organo fisico necessario, perché no? Le labbra appoggiano sui denti. Ovviamente un minimo. Se dovessi perdere un dente, troveresti delle difficoltà. Sì, facciamo. Ma forse potresti appoggiarti su una. Non puoi mai suonare, puoi metterti magari i denti finti, però con la pressione, perché si fa sempre pressione, minimamente, però alle note acute c'è sempre una pressione. Quindi senza appoggio dietro, ovviamente il labbro va in dentro. Ed è può influire avere le labbra grandi o delle labbra piccole? Beh, cioè, di solito a volte si dice, fa questa, sì, battuta: questo bambino ha proprio un bel labbro, potrebbe fare il trombettista. È una stupidaggine, tu sicuramente te lo sei sentito dire, perché hai una bellissima bocca. Sì. Però ovviamente un trombettista con le labbra abbastanza carnose può avere delle qualità che magari qualcuno con le labbra sottili non può avere, ma non è detto. Ma ad esempio delle qualità di tenuta del suono, di sì, resistenza anche di resistenza, anche se la resistenza non sta proprio qua, ma sta nei muscoli laterali. Ecco, avete mai fatto una prova, non so, di ad esempio a una festa in cui avete invitato un sacco di amici, di dover baciare tutti e di stancare il muscolo, oh mamma mia, un bacio, un altro bacio, oddio, e sentire proprio questa, sì, fatica, no? Sono dei muscoli che si stancano ed è la stessa fatica, sì, che tu provi quotidianamente, certo, cioè è un senso proprio di lentezza, che non ce la fai più a essere veloce e reattivo. Perché magari non è abituato a quel tipo di sforzo e quindi inizia a sentire questa pesantezza, questo non ce la faccio più. Quali sono le fatiche cui sei sottoposto? Quindi abbiamo detto la fatica del labbro, poi quali sono le cose che fisicamente dopo una giornata di studio senti? Ovviamente dopo una giornata di studio o una giornata intera di prove. Di prove, ovviamente un po' di male si sente, oppure magari si fa il solco, leggero magari, no? Però a livello di spossatezza, per aver soffiato troppo, a livello di ossigeno? Sì, magari perché se si suonano dei pezzi dove ci sono molte note acute, è normale un po' di pressione dello strumento contro il labbro. E quindi magari, però chi non ha la tecnica magari della respirazione si ferma a mezza giornata, o nemmeno ci arriva a mezza giornata. Ecco, quindi diciamo a livello di resistenza, per esempio, ci può essere una differenza tra, c'è anche su questo un po' di pregiudizio, tra uomini e donne, no? Di tenuta. Ci sono trombettiste famose femmine che sono bravissime. Quindi a livello di tenuta atletica no. È tutto un fatto di tecnica. Sì. Benissimo. Allora, ascoltiamo qualcosa, ad esempio di stili diversi. Sì, come no. E magari, visto che stiamo andando verso la fine del nostro incontro, ci puoi anche presentare le specifiche per cui godere di più di questi piccoli ascolti, pillole. Sì, come no, ovviamente. Cosa ascolteremo allora, adesso? Un concerto di Haydn, mm-hmm, per tromba e mi bemolle. Ok, un tipo di tromba che... Per tromba e mi bemolle. Sì.
E appunto con la tromba in si bemolle andremo a leggere l'archivio di basso. Questo è per l'amico tecnico, sì. Ma quello che vogliamo sapere invece per tutti è di questo concerto di Haydn per tromba in mi bemolle, quali sono le cose su cui puntare l'orecchio, le difficoltà che tu adesso ci presenti? Sì. Le dinamiche, il piano, quindi dinamiche ci dobbiamo immaginare cose più forti e cose più piano, quindi grandi colori da un punto di vista della dinamica, e gli attacchi. Gli attacchi perché sono difficili? Perché qualche attacco è un po' acuto, quindi preparare la nota acuta col pensiero e respirare bene e soffiare bene. Benissimo, pronti con Haydn. Anche i momenti di difficoltà, i momenti di avere risolto l'attacco acuto, sì. Il momento in cui è un gioco di previsione la tromba, cioè tu devi prevedere la tua, il tuo fiato, se ce la farai fino in fondo, devi prevedere la nota, è veramente uno strumento molto mentale, non puoi essere, diciamolo proprio, non puoi essere poco intelligente per suonare uno strumento così... così mentale, cioè di proprio di proiezione. Proiezione, sì. Proiezione della nota che suonerai, proiezione del adesso devo prendere un respiro, non troppa perché magari anche prendere un respirone eccessivo male, ti comprimi, certo. No? Però mi deve durare, e poi proiezione della tenuta generale. Sì. Cioè io devo, quanto hai suonato? Un minuto e mezzo, devo arrivare bene... alla fine, in fondo. Devo arrivare bene alla fine, fino in fondo, perché... La grana del suono all'inizio rischia di perdere qualità. Quindi abbiamo veramente capito moltissime cose. Altri aspetti che mi interessa capire con te sono, ad esempio, me l'hai segnate anche come note caratteristiche dell'aspetto del suono. Staccato semplice, doppio e triplo. Sì, allora praticamente il trombettista con uno staccato doppio e triplo viene agevolato su un passaggi di velocità. Che cosa vuol dire staccato, doppio e triplo? Allora, lo staccato semplice viene effettuato con il semplice ta 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 ta. Facciamo sentire. Vi ricordate quello che vi dicevo? Lo staccato è come di re, le, si, la, be, co, si. Cioè non legato. E questo è uno staccato semplice. Semplice. Abbiamo lo staccato doppio che viene effettuato usando il ca dalla gola, okay. Quindi viene taca taca taca. Fai sentire la differenza col semplice? Quindi è come se tu unissi gli staccati, sì, a due. E il triplo viene effettuato ta ta ca. Quindi li unisce con a tre. Con il ca diciamo, al terzo suono. Li unisce a gruppi di tre. Sì. Il modo veloce sarebbe... Quindi...
Allora, lui che cosa, perché dice queste sillabe così? Perché ti dà lo scatto. Lo scatto, sì. Ti dà lo scatto per iniziare questi gruppetti insieme, che non potresti mai emettere con tanta velocità se non ti dessi quello slancio iniziale. Con lo slancio iniziale, sì. Allora, ci rifai sentire il doppio, gruppi di due. Il semplice, il doppio e il triplo. Benissimo, cominciamo col semplice. Ta, ta, ta. Doppio. Triplo. Aspetta, fai il doppio veloce. Ok. Triplo. Quindi scusami, mentre tu fai questo, perdonami, sì, no, questi staccati, tu ti dici veramente questo ca? Sì, sì. Cioè, avete capito anche lì il discorso della proiezione? Tu ti dici dentro di te? Il ca. Ta, e ca, molti esercizi ta, per... migliorare questo ca vengono effettuati soltanto con il ca. Ca, ca, ca. Così viene perfezionato il ca del ta, ca, ta, oppure del ta, ta, ca. Accidenti, ta, ta, ca è per il triplo. Una domanda da casa? Sì. Allora, chiedono, le note più difficili da riprodurre sono quelle gravi? È più difficile suonare acuto o suonare grave? Aspetta, tu ci pensi, ma nel frattempo ci pensate anche voi. Secondo voi è più facile suonare acuto o suonare grave? Bella domanda. Chi si vuole sbilanciare? Più difficile andare giù, secondo Antonio. Secondo qualcun altro, chi scommette sull'acuto che è più difficile l'acuto? Secondo me l'acuto. Ok, qual è la risposta? Diciamo che la difficoltà può essere nel grave e nell'acuto. La risposta perché? È che sono entrambi molto, sì, difficili. Perché se nel grave non c'è aria, la nota non esce. Se nell'acuto c'è poca aria, l'acuto non esce. Oppure forse nel grave rischia proprio di non uscire, nell'acuto di uscire molto, sì, male. Ad esempio una nota che con poca aria, grave, proprio grave. Poca aria, con aria. Vai Simone. No, chiedono se è difficile anche glissando. Credo forse arrivandoci, no? Qua ci vuole l'aria che sostiene da una nota all'altra. Allora, il glissato è la famosa scivolata, come quando si dice, beh, ci ho glissato sopra. È la scivolata che pensate all'inizio di Rhapsody in Blue di Gershwin. Sì, ecco. Quindi è... tante note, tutte legate l'una insieme, l'una che travassa nell'altra. Ci, sì, fai un esempio di glissato? Un, allora, attimo. Sì. Questo è lento. Faccio un glissato, uno più. Invece nel glissato della Rhapsody in Blue, sì, viene fatto... Allora, prima lui vi ha fatto un... glissato, diciamo, nota per nota, ciao. Un glissato nota per nota, diciamo che è un portamento, si chiama, sì, di più. Ce lo fai risentire questo passaggio di nota per nota? Perché praticamente prende tutte le note che fanno parte di quella posizione. Ok, quindi voi immaginate, no, che ci abbiamo queste quattro note, lui le ha fatte una per una in quattro posizioni diverse. Invece poi quando hai fatto proprio il glissato, quell'effettaccio lì, sì, è come se le avessi fatte cadere una sull'altra, sì, no? Quindi non è passato dall'una all'altra. Quindi se io prendo prima le note singolarmente... Eccole. Velocemente. Se non c'è la giusta pressione, che... magari l'ultima nota non esce. Oh, sul pianoforte uno farebbe... vrum, e il suono sarebbe più unito, ok? Questo non è un pianoforte, quindi devi passare per forza da una nota all'altra, a meno che non ci fai quell'effettaccio, sì, di prima. Faccelo risentire. Questo è proprio un trucco. Cioè tu hai appositamente abbassato a metà i pistoni, sì, e hai creato questo suono sbagliato, giusto? Sì, sbagliato giusto perché diciamo che sul da sì a sì, da questa espressione di note, questo salto. Per farlo lento e farlo appunto sembrare un glissato, bisogna per forza fare in questo modo, perché sennò è perché sennò devi sennò passare per forza da nota a nota, sì. Quindi fai la scala da sì a sì.
e poi sono diventate unite. Ok? È passato, è riuscito a fare con questa forzatura dell'aria proprio, sì, mettendo a metà, esatto, i pistoni. Bene per questa domanda. Sull'acuto e sul grave eravamo rimasti a un suono difficile grave, adesso ci fai sentire un suono che esce male in acuto. Sì, ad esempio... che sarebbe... un do. Questo ha fatto lo stesso suono ad altezze diverse. Sì, due ottave di differenza. Però non mi sembrava così male. No, invece facci sentire un suono acuto uscito male. Ma non un suono acuto uscito capace. Male. Sì. Non è capace. Oppure proprio frase, avete sentito, sì, che lo cerca, non riesce. Molte volte... Questa è una cosa buffa, scusami, non lo dare per scontato, perché... Questo è veramente strano per noi, poi ecco, con la tastiera, cioè che tu vorresti fare una nota ma te ne esce un'altra. Sì. Avete sentito che lui la cercava, fai sentire, tu volevi fare e invece questa vuoi fare, sì, e prima invece non ci arriva. O molte volte si dice lo scrocco. Sì, scrocchia, se ce la fai. Questo è terribile, è l'incubo di tutti quelli che suonano il tuo strumento, in orchestra si sente spesso. Prova a fare una stecca, uno scrocchio. Non è che ci stai riuscendo moltissimo. Faccelo più brutto. È proprio una nota per un'altra, è un inciampo. Sì, è un inciampo. Devi mettere quasi un fischio. È un ostacolo, proprio quando uno cade. Simone Renzi ha una domanda da casa da piano concerto. Allora, chiedono, è difficile passare da una nota molto acuta a una molto grave e viceversa con la stessa emissione di fiato, però? Quindi con un legato. Sì. Cioè, stiamo parlando sempre di... no? O con uno staccato anche. Dicono con una stessa emissione... Facciamo gli esempi, dai. Allora, c'è da dire che... se noi cambiamo impostazione quando suoniamo, ci sarà una differenza di note tra acuto e grave, una differenza anche di intonazione, e non ci dovrebbe essere se appunto noi stiamo fermi con le labbra. Allora, ossia fermi con le labbra. Rivelato un altro segreto: quando uno cambia nota ti verrebbe da muovere le labbra, sì, no? Pensate, no? Vai su, allora ti verrebbe da, comunque, siccome, ripeto, noi mimiamo le note che facciamo proprio con il nostro organo di fonazione, ti verrebbe da strizzarle, verrebbe da tirare le labbra, e questo porta a stancare. Tu sei proprio inerte. Senti, ti fai vedere di profilo, ti va di rifare, sì, suona, fai vedere, guarda, forse non so se vedono di più, se girato dalla mia parte, forse così. Sì, dai. Guardate com'è inerte con le labbra. È impassibile. Cioè, tu dentro intoni delle note e fuori sei proprio rilassatissimo, eh? Sì. Molto rilassato. Anche le guance, vero? Molto, sì, importante, sì, sì, tenere... Non gonfiarle. Ecco, queste imitazioni del trombettista. Però scusami, noi abbiamo l'icona di Louis Armstrong, di Duke Ellington, di Dizzy Gillespie. Abbiamo queste icone meravigliose. E loro lì, però, diciamolo, ottenevano degli effetti facendo questi sforzi. Ci provi a fare un suono jazz. Sì. Gonfiando? Faccelo, sei tutto plastico. Sono effetti. È cambiato tutto lui, è cambiato fisionomia, faccia, suono, quindi intonazione, perché qui, ragazzi, l'intonazione non è, anzi, non è un valore, è meglio sì, girarci intorno all'intonazione, sì, perché qui abbiamo un effetto più sensuale, più accattivante. Sì. E quindi gonfi, questo ci fa capire che gonfiando però le guance perdi il controllo, no? Sì, ovviamente non tutti i jazzisti gonfiano le guance. Mm-hmm. Dizzy Gillespie, Clifford Brown, questi. È lui che aveva inventato la campana, la tromba con la campana verso su.
Ve lo ricordate? Perché gli era caduta la tromba e gli si era storto e poi ha inventato questo suono storto. Storto nel senso che era particolare, un suono comunque... Il suono sì, era particolare, ma non era magari, non era nemmeno stonato, chissà. No, è un suono suo. Sì, il suono di Dizzy Gillespie. Ecco, però gli effetti possono essere quindi gonfiare le labbra, oppure le guance, oppure... Aspetta un attimo, signora mia, che cos'è questo coso? Allora, Gianmarco mi ha detto, io porto gli attrezzi del mestiere, ha smontato la valigetta, questa la riconosciamo, sì, è una sordina, e questo è, che sordina ci hai portato? Ma questo l'hai staccato da casa? Eh sì, questa è nato così, è nata la sordina Plunger, è nata così? Effettacci, qua siamo pure. Però sto brrr, lo fai pure con qualche altra cosa, non lo fai? Questo è il frullato di lingua. Ce lo fai vedere senza tromba? Come si dice? R. Quindi tu soffi questo bel... Si era incastrato con la sedia, ma era impazzito col frullato di lingua. Gianmarco, altri effettacci, dai, giochiamo tutte le carte buffe che abbiamo portato. Vediamo se lo riconosco. Once upon a time, tanto tempo fa. Questo suono che sillabe fa? Wow. È proprio. Infatti si chiama così, la sordina. Wow. Ci rifai sentire wow, che non era carino proprio questo wow finale. Canta, è proprio wow. Oppure c'ha una particolarità questa sordina. Miles Davis la usava così, senza questo imbutino. Dà un suono ancora diverso. Miles. Vedete com'è diverso lui quando suona jazz? Domanda da casa, Simone. Forse però più tardi. Cioè, finito. Se usa la respirazione circolare. Sì. Allora, l'espressione circolare viene usata... Questo è un argomento molto interessante e dobbiamo... fatta una digressione, credo, Altro che è un argomento importantissimo questo. Sì. La respirazione circolare è il modo per usare il tuo respiro come una zampogna, possiamo dire. Ecco, per dire. Però diciamolo in maniera più elegante. Allora... Cos'è una zampogna, no? È uno strumento che ha una riserva d'aria. D'aria, o la cornamusa. Come fai ad avere una riserva d'aria? E soprattutto, a cosa serve? Serve a fare dei suoni lunghissimi. Sì. E come fai a far sì che tu abbia sempre la tua borsa di aria? Allora, io respiro. Nel momento in cui mi rendo conto che il respiro sta per finire, sì? Butto l'aria nelle guance. E ti resta... Mentre soffio l'aria che sta qui, respiro. Ci fai vedere a vuoto? Scusami, senza tromba, vai. Senza tromba... Mimala, fai finta. Quindi, questo tu stai suonando, poi... Respiro dal naso. Respira dal naso e butta aria nelle guance. Aspetta, rifaccio un attimo da capo. Prendi il respiro, vai. Suona, respira dal naso
mette aria nelle guance e continua a buttare aria nelle guance, ah, scusami, sì, aria nelle guance, lo tieni qua e suoni, respirando dal naso. Bravissimo, sì. Esatto, questo è un vero virtuosismo. Avete notato Gianmarco come era più facile mascherare le difficoltà suonando alla jazz, no? Quanto è più difficile il suono puro della tromba classico accidente. Preciso e soprattutto implacabile, perché l'errore è difficile da mascherare per voi, eh? Molto difficile, per cui apprezziamo davvero questa purezza di suono. Sì. Io direi che per concludere il nostro incontro ci fai sentire qualcosa a tuo piacere. Beh, chiedo scusa, quel glissando che mi è rimasto impresso. Quello... ma ti chiamo adesso? Era proprio l'inizio della Rhapsody di Blue. Certo. Beh, ce lo fai sentire. Che carino. Veramente anche qui un colpo, un effetto, sì. Perché sono molti poi gli effetti. Che c'era qualche altro effettaccio che ci volevi far sentire? Abbiamo penso di averli fatto. Vogliamo chiudere con una cosa bella che ci vuoi far sentire tu? Beh, posso far sentire un pezzo molto conosciuto, My Way, penso che tutti. Chiudiamo con My Way, grazie Gianmarco. Ci siamo goduti di più quest'ultimo ascolto, adesso vi capiamo di più voi, razza della tromba, e grazie allora tantissimo anche a te, al tuo maestro Andrea Lucchi, al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, con cui abbiamo dato avvio a questa collaborazione, l'Orchestra al Microscopio, che è coordinata da Alexandra Solea. Grazie per il tuo lavoro Alexandra, per essere venuta qui. Davvero preziosissimo, grazie al direttore Edda Silvestri, grazie a Simone Renzi che è dietro la telecamera che sta riprendendo tutto questo e che è visibile sul sito di Piano Concerto, grazie all'archivio Experimentum Mundi che come sempre ci ospita insieme a Marcello Di Palma che dà avvio alle danze. Avremo ancora modo di festeggiarci tutti quanti insieme al nostro protagonista Gianmarco Silvestri. Grazie ancora.